Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ma non lo sentite anche voi che qualcosa è cambiato? E non sto parlando ovviamente della quarantena. Sbocciano i fiori, le api tornano a ronzare, le giornate si allungano. È primavera! Dopo aver messo il mio splendido copricapo, vi dico che è proprio la primavera l'argomento di questo video, che oggi è interamente dedicato a un capolavoro che ha attraversato i secoli fino ad arrivare ad oggi ed essere considerato uno dei grandissimi capolavori del nostro Rinascimento. Stiamo parlando, per l'appunto, della primavera del nostro Sandrone Nazionale Botticelli. Voi mi direte però, Andrea, non sei un po' in ritardo per pubblicare questo video, dato che la primavera è iniziata più o meno 10 giorni fa? E io invece vi rispondo, siate pazienti ed aspettate e vedrete perché ho scelto di pubblicare il video proprio all'inizio di aprile. Però comunque, se qualcuno di voi lo dovesse sapere, me lo lasci scritto qua nei commenti, vediamo un po' chi ci azzecca. Comunque, senza troppi indugi, come dico sempre, direi a questo punto subitissimo di iniziare, ma solo dopo la sigla. Bene, 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 ragazzi, dopo questo breve mashup tra secoli, per la cronaca, per chi non lo sapesse, Vivaldi è vissuto un paio di secoli dopo. Partiamo subito col dire, per primissima cosa, che la primavera di Sandro Botticelli è una tempera su tavola di pioppo con una datazione che oscilla tra il 1478 e il 1482. E fra poco chiariremo anche perché c'è questa discordanza nelle datazioni. Comunque un'unica certezza ce l'abbiamo. È fuori da ogni discussione che l'opera è uno dei capolavori assoluti del maestro fiorentino, nonché una delle opere italiane più famose in assoluto a livello internazionale e che ha dato modo di far conoscere il Rinascimento italiano. La storia collezionistica del dipinto è facilmente ricostruibile. L'opera si trova annotata in alcuni inventari d'opere d'arte appartenute ai Medici, e precisamente del 1498, del 1508 e del 1516. E tutte e tre ci confermano una cosa fondamentale, ovvero l'autografia del dipinto. Sappiamo poi che nel 1815 il dipinto faceva parte del cosiddetto guardaroba mediceo e lì vi rimase fino al 1853, quando si decise di spostarla alla galleria dell'Accademia, in modo tale da permettere agli studenti di studiarla, copiarla e tutto il resto. Il grande dipinto approda ufficialmente agli Uffizi nel 1919 e dove ancora oggi la potete trovare. Tornando agli inventari medicei, per noi sono di estrema importanza perché, oltre a confermarci l'autografia del dipinto, come dicevo prima, hanno finalmente chiarito anche l'originaria ubicazione di quest'ultimo, ovvero all'interno di Palazzo Medici Riccardi e non alla Villa di Castello come per molto tempo si è creduto. Pensate che su questi documenti c'è scritto chiaramente che l'opera era appesa ad un lettuccio, ovvero una sorta di cassapanca con schienale che era caratteristica dell'arredamento signorile rinascimentale. Mi viene da ridere a pensarci perché, vista la grandezza dell'opera, si doveva trattare proprio di un piccolo e discreto complemento d'arredo. Delicatissimo. Alla Villa di Castello comunque l'opera ci arriverà ed è proprio qui che San Giorgio Vasari la vide per la prima volta ed è lui stesso a ricordarcelo quando alla biografia dell'artista annota: oggi ancora a Castello, luogo del duca Cosimo fuor di Fiorenza, sono due quadri figurati, l'uno Venere che nasce e così un'altra Venere che la grazia la fioriscono, dinotando la primavera. E pensate che proprio a partire da questa breve annotazione del Vasari che oggi l'opera ha preso il nome con la quale la conosciamo tutti, la primavera.
Come dicevo all'inizio del video, ancora molti sono i dubbi riguardo la datazione. Una forbice temporale che va dal 1477 al 1490, ossia gli anni in cui Botticelli è a servizio dei De Medici. Ma è un periodo relativamente troppo ampio e dobbiamo per forza di cose accorciarlo. Uno spartiacque centrale e fondamentale è il biennio 1480-1482, ovvero quando Sandro Botticelli è al lavoro a Roma presso la Cappella Sistina. E dunque molti studiosi si sono posti il quesito: prima o dopo l'intervento romano di Sandro Botticelli? Se fino a poco tempo fa si credeva che l'opera fosse databile ad un'altezza cronologica che non andava oltre 1478, suggestione nata soprattutto per affinità tematiche con alcuni testi pubblicati a Firenze nell'ultimo quarto del XV secolo, ora questa ipotesi è stata completamente rivalutata. L'ipotesi più suggestiva vede l'intervento sulla tavola da parte di Sandro Botticelli in concomitanza con le nozze del probabile committente, ovvero Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, cugino del Magnifico, con Semiramide Appiani, avvenute nel 1482. Comunque, per non far torto a nessuno e per comodità, riportiamo la data che è presente sul cartellino della Galleria degli Uffizi, che ha optato per un più diplomatico 1480 circa. L'opera di soggetto mitologico è un inno all'amore, o meglio, un inno alla rinascita della natura nell'amore. Ma cosa vediamo? Siamo all'interno del delizioso giardino di Venere a Cipro. Tra gli scuri e fitti rami di un boschetto di aranci in fiore si stagliano 9 personaggi, in una composizione perfettamente equilibrata e bilanciata. Seguendo la lettura corretta, che va da destra a sinistra, abbiamo Zefiro, la ninfa Clori, Flora, Venere con sopra Amore, le tre grazie e infine Mercurio. I personaggi, per nostra fortuna, sono tutti riconoscibili dai loro attributi. Per farvi un esempio, il caduceo per Mercurio o l'arco, le frecce per Amore. E pensate, le figure così disposte seguono la sequenza del calendario agreste romano dei mesi primaverili, ovvero aprile e maggio. Ecco svelato il perché ho scelto di far uscire il video proprio ad aprile. Ma cosa sta accadendo? Zefiro, vento dell'ovest, è colto esattamente nell'attimo in cui sta rapendo la ninfa Clori e maliziosamente per unirsi a lei. Dall'unione con il dio del vento, essa si trasforma in Flori, ovvero Flora, la dea italica della primavera. E questa metamorfosi è lei stessa a raccontarcela nei Fasti di Ovidio, che costituiscono dunque la prima fonte classica alla quale attinge Botticelli. La metamorfosi è resa concettualmente attraverso un filo di fiori che esce dalla bocca della ninfa, mentre Flora, ormai completamente trasformata, è resa con le sembianze di una donna bellissima del suo tempo e ovviamente di fiori vestiti, colta nell'atto propiziatorio di spargere petali a terra. Al centro della composizione campeggia Venere, riconoscibile anche dal cespuglio che le fa da sfondo, ovvero un cespuglio di mirto, che è la pianta sacra alla dea. Venere è sovrastata dal figlioletto dispettoso, Amore, bendato e in atto di scoccare la sua ardente freccia piena di passione. Dall'altro lato invece chi abbiamo? Le tre grazie, che sono le fedelissime compagne di Venere, mentre stanno danzando leggere, e infine Mercurio, che se ci fate caso è intento a scacciare con il suo caduceo delle brutte nuvolacce. Il tappeto erboso, di cui sono state meticolosamente dipinte ben 138 specie diverse di fiori e piante, e gli aranci in fiore creano un effetto puramente decorativo e che inserisce le figure in un luogo completamente atemporale, togliendo anche quella profondità spaziale che è una delle caratteristiche del Rinascimento. Attenzione però, il colore scuro del fondo è in parte dovuto all'alterazione del pigmento originale e purtroppo favorisce questa percezione bidimensionale del dipinto. Comunque, da che cosa si deduce ancora meglio questa assenza
di profondità. Bisogna a questo punto prestare attenzione allo sviluppo dei personaggi sul piano pittorico. Le figure infatti sono poste quasi tutte alla stessa altezza e sono molto molto ravvicinate allo spettatore, come su un palcoscenico. Stiamo forse osservando la scena di una rappresentazione teatrale? In fin dei conti mi viene da pensare che siamo comunque all'interno della raffinata corte di Lorenzo de' Medici. Comunque Venere è la grande protagonista di questo spettacolo dipinto. La dea è collocata al centro ed è posta in posizione leggermente rialzata ed arretrata rispetto agli altri personaggi, in modo tale da risaltarne l'importanza. Dal punto di vista stilistico, le figure si presentano con i classici tratti riconoscibili della pittura di Botticelli: linee sinuose, aggraziate, dolci e rotonde, con una marcata linea di contorno che quasi comprime lo spazio dei volumi dei corpi. Nel complesso, il ritmo compositivo è musicale, melodico, perfettamente orchestrato. Vedete dunque la musica, la scena, sono tutti elementi che fanno pensare al teatro. Ad una lettura più attenta dei personaggi ci si accorge che Botticelli non manca di inserire elementi ripresi da artisti a lui contemporanei. Ad esempio, il braccio piegato di Mercurio ricorda la posa del David di Verrocchio, come i veli delle Grazie invece ricordano i veli dipinti delle Madonne di Filippo Lippi. In conclusione, la Primavera mostra il carattere raffinato della pittura di Botticelli, perfettamente calato nel suo tempo. Se le fonti classiche sono da individuare nelle Odi di Orazio, nel De Rerum Natura di Lucrezio o nei Fasti di Ovidio, il complesso programma iconografico allegorico si giova soprattutto delle idee di intellettuali a lui contemporanei, come quelle del poeta Agnolo Poliziano, che lo ricordiamo soprattutto come autore delle Stanze per la giostra e che presenta singolari e non casuali affinità tematiche. Ma ancor di più l'influenza più forte è stata esercitata dalle idee di Marsilio Ficino, grandissimo filosofo neoplatonico alla corte di Lorenzo. L'opera così diventa la trasposizione vera e propria in pittura della Venus Humanitas, ovvero la Venere che suscita le passioni terrene e le trasforma in attività contemplativa. Botticelli, così facendo, rappresenta il bello ideale, in accordo con la filosofia neoplatonica, secondo cui, dunque, l'uomo può ricongiungersi a Dio solo attraverso bellezza e amore. E dunque ragazzi, anche per oggi, mi sono messo per salutarvi, il video è giunto alla conclusione. Devo dire che mi sta bene però questo lilla violetto. Comunque spero che anche questa volta il video vi abbia intrattenuto e soprattutto abbia fatto apprendere qualche cosa di nuovo. Se così fosse, non dimenticatevi assolutamente di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Non dimenticatevi anche di iscrivervi alla mia pagina di Instagram, mi trovate appunto come Grace Art Lover. E niente, io e la mia coroncina vi salutiamo, per oggi è tutto e dunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!